tra i più e i meno, per parlare di disuguaglianze, per parlare di squilibri, per parlare di divari. E quali divari, quale divario più grande se non quello tra nord e sud del mondo? L'idea di impostare la sezione principale del festival di questa edizione sulle parole allo specchio ci ha portato a ragionare su dei concetti, dei termini, cercando anche di trovare delle soluzioni, dei punti di vista anche insoliti, anche inconsueti. E per parlare di nord e di sud abbiamo pensato a due parole, fame e abbondanza. Non sarà propriamente un incontro sul cibo. Forse magari i nostri ospiti ci sorprenderanno. Io do il benvenuto a Marika Di Pierri e a Ivan Sagnier, che sono i nostri ospiti. Benvenuti ad essere in tavola. È un grande piacere avere due voci così competenti, così bravi e così giovani anche. E saluto Anna Maria Minunno, che condurrà questo incontro. Successivamente, sempre qui a San Giuseppe, si terrà appunto l'ultimo appuntamento con Alessandro Leogrande e Giorgio Rauto e Lino Patruno. A me non resta che cedere la parola da Anna Maria e augurarvi buon lector. Grazie a Filippo Giannuzzi. Benvenuti innanzitutto. Parliamo, come ha detto Filippo, di fame e abbondanza. In realtà quando parliamo di fame e abbondanza potremmo pensiamo di parlare di due macro aree, perché fame e abbondanza racchiudono poi tantissimi altri concetti più piccoli, anche se hanno la stessa identica importanza. E allora quando parliamo di fame e abbondanza mi viene da pensare che parliamo sì di disuguaglianza, parliamo di discriminazione, parliamo di mancanza di rispetto, parliamo di sfruttamento. Ci sono tanti concetti che possono essere approfonditi e che magari questa sera toccheremo, alcuni li approfondiremo. E per questo ne parleremo appunto con questi due protagonisti, e quindi comincerò, come ha detto Filippo, dalla mia sinistra c'è Marika Di Pierri, che è un'attivista e una giornalista, si occupa da anni di ambiente e sociale. Dal 2007 è a capo dell'area comunicazione di Assud. Assud è un'associazione indipendente che è appunto impegnata nelle attività di cooperazione, di formazione e di informazione sui temi dei beni comuni, un argomento che lei approfondirà domattina sempre qui a Lector in Fabula alle 11.30. E poi alla mia destra c'è Ivan Sagnier. Ivan Sagnier è un ragazzo camerunense in Italia dal 2007, è venuto in Italia per frequentare il Politecnico di Torino nell'estate del 2011, è stato protagonista, uno dei protagonisti di un evento, direi, per la Puglia, per una Puglia che ha sopportato, che forse sopporta in alcuni territori ancora il caporalato, lo sopporta da più di un secolo. Ivan Sagnier è stato uno dei protagonisti della protesta, dello sciopero che c'è stato a Nardò, la masseria Boncuri, uno sciopero che ha portato alla ribalta e quindi ha diciamo mostrato a tutti quello che succede quando, prima insomma dell'arrivo dei pomodori sulle nostre tavole, delle angurie, potrei parlarvi di tantissime cose, delle arance ad esempio, quando parliamo ci riferiamo a Rosarno. Ivan Sagnier quindi è stato protagonista di una stagione molto importante per la nostra regione e per l'Italia intera. Quando si parla di alimentazione, quando parliamo di fame e di abbondanza, dobbiamo anche pensare che dietro la fame e l'abbondanza c'è purtroppo questo lato oscuro del nostro paese, come in tanti altri paesi. Io, prima di cominciare l'incontro, vorrei soltanto leggervi dei dati che avevo raccolto proprio per darvi l'idea di quella che è la situazione mondiale, perché il Programma Alimentare Mondiale ha pubblicato un elenco di 10 cose che bisogna sapere sulla fame del mondo per il 2013. E allora dobbiamo sapere, ad esempio, che sono circa 870 milioni di persone nel mondo quelle che non hanno cibo a sufficienza, e quindi una persona su 8 nel mondo va a letto affamata. Oppure il numero di persone che vivono affetti da fame acuta, è come se stessi parlando di una malattia, si è ridotto di 130 milioni negli ultimi 20 anni. Oppure gran parte del progresso nella lotta contro la fame è stato fatto prima del 2007-2008, poi ci si è fermati completamente.
che la fame è al primo posto nella lista dei fattori di maggior rischio per la salute nel mondo. Pensate che ogni anno la fame uccide più persone di AIDS, malaria e tubercolosi tutti insieme. E poi ancora che nei paesi in via di sviluppo un terzo delle morti di bambini al di sotto dei 5 anni è legato alla denutrizione e che con soli 20 centesimi di euro, ad esempio, possiamo somministrare ad un bambino le vitamine e i nutrienti necessari per crescere in maniera sana. Entro il 2050 il cambio climatico e i modelli climatici fuori controllo avranno messo a rischio alimentare altri 24 milioni di bambini. E insomma dobbiamo ricordare che la fame nel mondo è il più grande problema risolvibile che affligge il nostro paese. Problema risolvibile, questa frase mi piace moltissimo, perché effettivamente quando parliamo di fame e abbondanza, quando parliamo di fame sappiamo di cosa stiamo dicendo, quando parliamo di abbondanza purtroppo anche, perché l'abbondanza ci ha portato a non considerare quello che arriva sulle nostre tavole, l'abbondanza ci ha portato a mettere da parte dei lavori che invece ci avrebbero dato la possibilità di vivere tutti in modo molto più equo e molto più sano. Fammi abbondanza, io vorrei iniziare a parlare con Monica Di Pierri rispetto appunto a quello che è la fame e l'abbondanza, perché quando parliamo di fame e abbondanza parliamo anche di alternative. Le alternative sono tante, in questo momento di crisi dovremmo pensare, dovremmo ripensare il nostro modo, il nostro stile di vita, dovremmo ripensare anche diciamo dei modi lavorativi, dobbiamo ripensare dei lavori. E allora Marika, che appunto si batte da anni per fare in modo che ci sia una politica ambientale più giusta e più sana, ma anche per aprire gli occhi a chi effettivamente non si è mai interessato ad un argomento del genere, forse potrebbe dirci che cosa si fa tutt'oggi concretamente per fare in modo che tra la fame e l'abbondanza non ci sia quel divario pazzesco che c'è in realtà tra il nord e il sud del mondo. Ma è una domanda enciclopedica, diciamo. Non so da dove iniziare perché gli spunti che hai dato sono tantissimi. Intanto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato a discutere qui con voi di un tema così complicato e così ampio che tiene dentro veramente riflessioni diverse. Una prima precisazione che mi viene in mente è che abbiamo forse da un po' di tempo smesso di pensare in termini soltanto geografici alla differenza tra nord e sud del mondo e infatti abbiamo iniziato a parlare di sud globale, ma noi qui ci troviamo al sud, ci troviamo in Puglia, io vengo dalla Basilicata, insomma siamo abituati al fatto che anche nel nord del mondo in realtà c'è una idea di nord e sud, anche in una città, anche in un quartiere c'è un'idea di nord e sud. Il nord e il sud sono diventati un po' il simbolo dello sfruttamento, quindi dello sfruttato e dello sfruttatore, o comunque di chi gode di più dei benefici di un modello che è ingiusto per definizione e di chi invece ne soffre di più. Questa come prima precisazione che ritengo utile, perché anche quando parliamo di accesso al cibo ormai la tematica riguarda anche noi, cioè riguarda anche l'Italia, l'indice di povertà e i poveri che fanno fatica anche ad arrivare a fine mese con i beni di prima necessità sono sempre di più anche nel nostro paese. È chiaro che questo ha un livello di intensità, di drammaticità, anche di risonanza mediatica diversa rispetto a quello che può avvenire con una carestia nel Corno d'Africa, ma il tema è lo stesso, è l'accesso e le condizioni possibili di accesso per la popolazione a un bene di prima necessità come il cibo. Un altro tema che ha molto a che vedere con quello che stiamo dicendo è la gestione delle risorse, no? Che è poi alla base anche della distribuzione di queste risorse e dei benefici che producono. Questo riguarda moltissime risorse, normalmente quando pensiamo alle risorse pensiamo alle risorse minerali, pensiamo al petrolio, no, le prime risorse di cui dobbiamo occuparci sono appunto la terra, l'acqua e sono risorse che vengono utilizzate, vengono gestite in maniera sempre più diseguale. Questo riguarda grandi paesi del sud del mondo con fenomeni particolarmente allarmanti, ma la cui drammaticità ha sempre un carattere precursorio, lasciatemi passare questo termine, rispetto a noi, perché alcuni fenomeni che poi arrivano qui, lì li abbiamo visti decenni prima. Ad esempio per quello che riguarda la terra, adesso nei paesi del sud, in Africa, in America Latina, nel sud-est asiatico, si assiste da diversi anni a questo fenomeno che hanno chiamato land grabbing, che sarebbe l'accaparramento massiccio di terre per farne utilizzi che non sono esattamente quello che intendiamo per sovranità alimentare, ma sono monoculture, sono grandi estensioni per produrvi appunto energia da rinnovabili piuttosto che altri utilizzi che però lo sottraggono alla produttività. In termini totalmente diversi e con altre proporzioni, anche in un paese come l'Italia la concentrazione di terre
non è certamente quella che definiremmo una concentrazione che distribuisce anche la possibilità di produrre. E in effetti l'Italia, che era un paese fortemente agricolo, ha perso gran parte della sua sovranità alimentare. Ora, sovranità alimentare è diventato un termine di uso corrente, ma esattamente significa che una comunità dovrebbe avere il diritto di decidere e di poterlo fare poi attraverso i suoi mezzi di sostentamento, di cosa nutrirsi, cosa coltivare e soprattutto avere accesso ad un cibo anche culturalmente appropriato. Questo è un concetto che con la globalizzazione si è perso del tutto, ma la genuinità del cibo che mangiamo invece è un tema veramente, veramente centrale ed importante. La problematica è che ormai nel termine agricoltura convive tutto, cioè noi parliamo di agricoltura, ma agricoltura vuol dire i contadini, agricoltura vuol dire agrobusiness, vuol dire la grande industria, vuol dire l'industria sementiera che appunto ha ormai il monopolio dei semi, e quindi si fa una grandissima confusione. Ma è importante sapere che di agricoltura ce ne sono due tipi: ce n'è una che è quella industriale, che purtroppo ormai è quella con la quale ci nutriamo, o comunque si nutre la maggior parte di noi, che è un'agricoltura intensiva, quindi molto spesso che ricorre alla monocultura con pochi contadini, quindi anche proprio la relazione tra l'uomo e la terra, anche le culture tradizionali, metodi sani e come dire tradizionali appunto di gestione della terra vengono messi da parte, che fa un massiccio ricorso all'agrobusiness, che erode biodiversità, che quindi la terra la danneggia, a lungo andare la rende infertile, e dall'altra parte c'è l'agricoltura contadina che stenta a resistere ma che ci prova. Ancora nel mondo c'è oltre 1 miliardo di persone che si dedicano direttamente alla coltivazione della terra, molti di questi ancora con metodi tradizionali. Il problema è che ormai i contadini sono totalmente tagliati fuori dalla distribuzione, quindi anche il mantenimento delle civiltà, delle comunità contadine è veramente difficile. Su questo, per esempio, in Italia ci sono alcune esperienze, ma sono esperienze che non riescono purtroppo, nonostante si sforzino, ad arrivare ad essere conosciute, perché sono esperienze che provano ad essere coerenti con questo discorso. Una di queste, per esempio, è una rete che raccoglie diversi nodi locali, regionali, ce n'è in Puglia, in Basilicata, ce n'è uno molto forte nel Lazio, c'è in Campania piuttosto che in Emilia Romagna, ce ne sono diversi. Questa rete nazionale si chiama Genuino Clandestino, ha scelto questo nome non a caso, proprio per sottolineare che ormai il cibo sano, quello fatto come una volta, che è genuino, quindi è diventato clandestino, perché molto spesso per la burocrazia delle certificazioni, per tutta una serie di meccanismi che rende la distribuzione inaccessibile ai piccoli produttori, è al di fuori della legalità. Quindi ci riporta questo anche ad un'idea di legalità e di illegalità che è molto deviante rispetto alla verità. Proprio un mio amico che è tornato a vivere qui in Puglia proprio per ridarsi alla terra mi raccontava oggi di questo sequestro che c'è stato qualche tempo fa proprio qui in Puglia, in un caseificio clandestino in cui queste persone in una masseria si dedicavano a fare del formaggio, cioè cosa che, voglio dire, i nostri nonni facevano, anche i nostri genitori, quindi nulla di particolarmente trascendentale. Eppure questa cosa è stata raccontata dalla stampa con una grande eco e con un grande clamore, appunto perché pare che, insomma, rifornisse anche dei ristoranti del paese che invece avrebbero fatto bene a prendere del formaggio industriale per fare le loro pizze. Quindi ora questo è un esempio, però ci fa rendere conto di come alcune cose che fanno parte della nostra cultura, che servirebbero a creare filiere locali di economia, a sostenere la piccola produzione, una produzione rispettosa dell'ambiente, che tutela il territorio, che riproduce anche culturalmente le tradizioni enogastronomiche, viene bandita perché il modello di consumo, di produzione, il modello agroalimentare è totalmente sbilanciato verso la grande impresa, quindi grandi porzioni di terre concentrate in poche mani, cibo sempre meno sano e i piccoli coltivatori sono sempre più a rischio. Questo è un problema che, se vogliamo ragionare di genuinità, se vogliamo ragionare anche di salute, perché poi di salute si tratta, se vogliamo ragionare di redistribuzione di economie locali e anche di riconversione del nostro modello economico, non possiamo assolutamente non prendere in considerazione. Vale la pena ricordare forse che insomma, quando parliamo di agricoltura industriale, l'agricoltura industriale immette nell'atmosfera tra il 44 e il 57% delle emissioni globali di gas clima alteranti. Quindi in realtà affidarsi ad un'agricoltura industriale vuol dire effettivamente lasciare che
tutto cambi, dal clima all'economia, al modo di mangiare, eccetera. Marika faceva riferimento effettivamente a delle reti che non sono solo. Eccoci. Marika faceva riferimento. Eccolo qua. Scusatemi. Marika faceva riferimento a quelle che sono le reti, che poi possiamo trovare anche nelle città. Gemmino clandestino è uno degli esempi che fa lei, però ci sono degli orti urbani che sono nati tranquillamente, c'è anche chi fa l'orto privato per fare in modo di avere sulla tavola un prodotto che ritiene genuino. Insomma, mi piace ricordare una frase di Petrini, che è appunto il fondatore di Slow Food, che diceva e dice, l'ha detto ultimamente anche in un articolo, che in realtà l'era del se non vuoi studiare vai a zappare dovrebbe essere, diciamo, più o meno superata, nel senso che al momento per recuperare quello che è il nostro territorio, per recuperare un modo di mangiare genuino, per recuperare effettivamente quella che è la terra, che è il bene primario che abbiamo, come diceva Marika, terra e acqua, probabilmente ci dovremmo, insomma, pensare che forse una delle opportunità di lavoro maggiori è data appunto dall'agricoltura. Quando parliamo di agricoltura e quando parliamo di terre di salvezza, quando parliamo di agricoltura ci vengono in mente i braccianti. Però, come ho detto all'inizio, quando parliamo di fame e abbondanza ci viene in mente un'altra parola, una parola che non ci piace, però ci viene in mente la parola sfruttamento. Qui nel sud, insomma, io la situazione del settentrione non la conosco, ma quella del sud la conosco anche storicamente, è una piaga che sopportiamo da un secolo, insomma, cioè quella del caporalato e di conseguenza dello sfruttamento. Ivan Sagnier, vi ho detto all'inizio, si è reso protagonista di una protesta, di uno sciopero clamoroso che c'è stato appunto a Nordone nell'estate del 2011, che riguardava proprio il trattamento dei braccianti, perché essere bracciante non vuol dire essere sfruttato, essere bracciante vuol dire lavorare esattamente come tutti gli altri, non vuol dire necessariamente lavorare 18 ore al giorno, non vuol dire necessariamente dover guadagnare per 12 ore di lavoro, come è capitato a Ivan Sagnier, alla fine togliendo i soldi da dare al caporale 12,50 euro, ma vuol dire lavorare per portare, insomma, non vivere per lavorare, ma lavorare per vivere, quindi portare a casa effettivamente un compenso equo per fare un lavoro equo. Allora, Ivan Sagnier, quanto è legata la parola agricoltura e la parola sfruttamento? Ivan Sagnier è impegnato per i diritti dei braccianti da quando appunto nell'estate del 2011 è successo questo clamoroso evento in Puglia. Ivan Sagnier ha messo la sua esperienza a disposizione di tutti quanti e quindi ci regala giornalmente la sua esperienza, controlla, è tornato anche, vero, a Masseria Boccuri, a Nardò, a vedere qual è la situazione. Ci diceva prima che stava lavorando nella zona di Foggia in questo periodo. Quanto sono legate queste due parole ancora? Che cosa è cambiato e che cosa dovrebbe ancora cambiare per fare in modo che agricoltura non sia legata alla parola sfruttamento? Innanzitutto buonasera a tutti, io sono più uno specialista delle battaglie che un comunicatore. E purtroppo in questa terra, in questo paese in generale, c'è questo legame forte tra lo sfruttamento e l'agricoltura. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda quello che ho visto, quello che vivo quotidianamente sul posto, sui luoghi di lavoro, ho notato che siamo di fronte a un'agricoltura molto tradizionale che culturalmente non è cambiata nel tempo. Per esempio, il problema del caporalato non è un problema che nasce dall'arrivo dei lavoratori stranieri, è un vecchio problema, un problema che esiste in questo paese da più di 100 anni, che è stato combattuto dalle persone notte. Mi riferisco a Giuseppe Di Vittorio, che è un personaggio di questa terra che ha combattuto il fenomeno del caporalato, un fenomeno che è legato all'agricoltura in particolare, perché c'è il caporalato, esiste anche nell'edilizia. È un fenomeno che purtroppo da anni e anni è stato sottovalutato e tutti hanno fatto finta di non vedere. L'agricoltura italiana oggi ha questo problema e che non riesce a uscire da questo meccanismo. Tutta l'agricoltura italiana oggi regge ancora la concorrenza internazionale, soprattutto perché sfrutta questi lavoratori. E io posso dire che lo sfruttamento di selvaggio di cui assistiamo oggi è il prodotto, diciamo, di un sistema mafioso e dell'assenza dello Stato, che spesso porta gli agrumi della Calabria o gli ortaggi della Puglia, i pomodori, eccetera,
ai nostri tavoli. E quindi è questa assenza dello Stato in particolare che determina, che favorisce, diciamo, l'assenza di regole. Io ho girato tutte le campagne di lavoro, ho incontrato tanti lavoratori che spesso lavorano senza contratto di lavoro e io mi sono sempre fatto la domanda: ma dove sono gli ispettori di lavoro che in teoria dovevano andare a fare i controlli nei posti di lavoro? Non ci sono quasi mai, non li vediamo, e spesso i braccianti sono al corrente quando arrivano gli ispettori, perché i datori di lavoro vengono spesso informati dall'arrivo dell'ispettorato. Queste sono tante altre forme di sfruttamento, l'assenza dello Stato e degli ispettori di lavoro. Anche siamo di fronte a un sistema costruito, diciamo, sul caporalato, sullo sfruttamento, nel senso, vi prendo l'esempio per esempio dei ghetti di cui ho vissuto in un ghetto che si trova a Narvala, Masseria Boncure, e in questa terra ce ne sono tanti, soprattutto nel Foggiano. Il Foggiano oggi è diventato come una terra di ghetti. Lì ci sono una ventina di ghetti che sono tutti isolati, conosciuti e saputi da tutti. E in questi luoghi sono diventati delle zone franche dove il caporalato è legge. Lì, come dicevo, c'è l'assenza di nessuna regola normale, e il caporale che gestisce l'economia del posto, i ristoranti per i braccianti, il sistema del trasporto, perché questi luoghi sono completamente isolati dai centri abitativi. E poi c'è un altro fenomeno che è molto importante da sottolineare: l'assenza di politiche di integrazione di queste persone, dovuto all'assenza di una normativa concreta sull'immigrazione e sul lavoro in generale, perché dal processo di deregolarizzazione della manodopera avvenuto negli anni 90 in Italia non esiste più un sistema di collocamento, un sistema di incrocio tra la domanda e l'offerta, ciò che fa che il caporalato oggi è diventato come una forma, diciamo, di collocamento. Quindi c'è un'assenza anche di normativa che favorisce questo fenomeno. E ciò che fa che tutta l'agricoltura italiana oggi, soprattutto quello meridionale, perché bisogna anche fare la distinzione, quello del nord ha un passo più avanti rispetto a quello del sud, nel senso che lì l'agricoltura è più meccanizzata, però quella non significa che anche al nord non ci sono problemi di irregolarità. Il caporalato esiste, però non è molto radicato, c'è un'altra forma di lavoro nero, tipo il lavoro grigio, dove i lavoratori al nord lavorano per esempio per 30-40 giorni, però vengono assegnate soltanto 3-4 giornate di lavoro. E io posso dire che su questo fenomeno, come lo dicevo, c'è un'assenza di regolamento, non ci sono regole in tutta la filiera, cioè c'è un'assenza quasi di regola, e ciò che fa che tutto il sistema produttivo, tutto il mercato del lavoro, tutti i problemi accadono sui lavoratori. Siamo di fronte a un sistema a catena dove, partendo dal più basso livello, che è il livello del bracciante, fino alla grande distribuzione, a tutti i livelli, ognuno di questa catena, ognun elemento cerca di sfruttare l'uno sull'altro. Cioè la grande distribuzione che sfrutta il grosso produttore, che sfrutta il medio, eccetera, e poi tutto ricade sui braccianti. Allora, io sono più un lottatore, come le dicevo. Io oggi quello che sto cercando di fare è, diciamo, di organizzare una battaglia che parte dal basso, cioè mettendo al centro i lavoratori,
cercando di organizzare una sorta di forza lavoro, cercando di ottenere un potere contrattuale, perché immaginatevi, è quello che è successo anche a Nardò. A Nardò noi durante lo sciopero abbiamo bloccato la produzione dei pomodori in tutta la zona per 3 settimane, e per la prima volta in quella zona i datori di lavoro, non i caporali, parlo dei datori di lavoro, persone che non avevamo mai incontrato, si sono presentati e si sono messi a lamentarsi di venire a raccogliere il pomodoro. È lì che abbiamo capito che anche noi con lo sciopero possiamo incidere. E questo non lo dovevamo fare noi, doveva essere un sistema organizzato dove tutte le regole dovevano essere applicate. Se il caporalato esiste oggi o se lo sfruttamento, il lavoro nero esiste in questo settore dell'economia di questo paese, è semplicemente perché chi dovrebbe assumere sue responsabilità non lo fa. Mi rivolgo ai datori di lavoro, perché se il caporalato esiste oggi è colpa dei datori di lavoro che mandano queste persone, queste intermediarie, a munirsi della manodopera. E quindi posso dire che il problema dell'agricoltura, della fame, è più un problema, è frutto di un problema politico che di un problema naturale, un problema, diciamo, di piaghe, di sfruttamento. E quindi, insomma, politico, è un problema politico, è un problema sociale naturalmente, è un problema imprenditoriale, perché abbiamo parlato appunto dell'industria. Però c'è qualcosa che non capisco, e questo volevo chiederlo a te, Marika. C'è un cortocircuito da qualche parte. Ivan parla di totale assenza di regole normative e totale assenza dello Stato. Tu ci raccontavi delle reti che invece vengono bloccate dalla troppa presenza dello Stato, quindi burocrazia e tutto il resto. Certo, stiamo parlando di lavoro e parliamo di produzione in questo caso. Poi però giro per le città e trovo negozi biologici aperti da tutte le parti che non tutti si possono permettere. Quindi quello che non riuscivo a capire è, in questo periodo soprattutto in cui c'è una crisi pazzesca, per cui la gente tende a spendere meno per mangiare, mangia meno proteine, tende appunto a comprare magari non la verdura buona, però anche la verdura che rimane, ne troviamo tantissimi ai mercati che vanno all'ora di chiusura per capire se c'è qualcosa che possono prendere. Insomma, non c'è via di uscita, cioè lo Stato aiuta le catene biologiche se vogliamo mangiare sano non ce le possiamo permettere, blocca le reti di agricoltura più sana per la burocrazia, sfrutta, lascia che i lavoratori vengano sfruttati per fare in modo che poi le grandi industrie possano produrre a costo zero e vendere con un prezzo, diciamo, decuplicato. È un cortocircuito che non ha fine, ha inizio sì, ma non ha fine. Ma anche su questo che posso dire? In realtà non è lo Stato in quanto tale, c'è un sistema, è un sistema economico, è un sistema di mercato che negli ultimi anni ci ha dimostrato come, visto che tra l'altro è in crisi, e questo ormai è innegabile sotto gli occhi di tutti, le frontiere verso cui espandere questa corsa all'accumulazione di capitali sono l'erosione di diritti da un lato e dall'altro l'erosione di, e quindi la privatizzazione, la mercificazione di risorse e di beni che prima erano inimmaginabili nel loro processo di trasformazione in merci, no? E quindi questo vale per tutto, questo vale per i diritti dei lavoratori, non soltanto per i braccianti che spesso vengono da altri paesi. Ci sono dei legami però che forse vale la pena sottolineare, perché molti braccianti ad esempio arrivano da terre che in qualche modo subiscono, da una parte subiscono ad esempio gli effetti in maniera più violenta di noi di questioni ambientali di cui molto poco spesso sono invece i colpevoli, no? Per esempio prima parlavi del clima, è vero che il nostro modello produttivo, il nostro modello agroalimentare che contribuisce larghissima parte alle emissioni di gas climalteranti come ricordavi, ma anche il nostro modello industriale ha fatto in modo che le emissioni di CO2 e di gas climalteranti fossero così forti che assieme ad un altro insieme di fattori stanno portando ad un surriscaldamento del pianeta sempre più rapido. Questo surriscaldamento lo paghiamo
in maniera diversa. In Europa può darsi che abbiamo delle primavere più instabili, delle estati più lunghe, ma in Africa questo vuol dire desertificazione. Nelle aree caraibiche, che spesso sono le più povere, questo vuol dire cicloni devastanti. Questo è un concetto che ad esempio i movimenti rurali, indigeni, latinoamericani, ma non soltanto, hanno codificato moltissimi anni fa. La chiamano giustizia ambientale e la affiancano al tema della giustizia sociale. La giustizia ambientale è proprio quel concetto per cui alcuni subiscono in maniera più violenta di altri l'ingiustizia determinata da un modello di produzione, da un modello economico di cui sono colpevoli in piccolissima misura. Quindi questo è un discorso che riguarda, che bisogna guardare, diciamo, nella sua ciclicità, nella sua complessità. O ad esempio sono moltissime le persone che arrivano dalla Nigeria. In Nigeria, come alcuni di voi sapranno, molti di voi sapranno, c'è da 50-60 anni un'estrazione petrolifera devastante che ha distrutto una delle zone più fertili e anche più popolose dell'Africa, che è il delta del fiume Niger. Molte di quelle persone sono costrette a emigrare, magari vengono qui, raccolgono i pomodori proprio nella nostra terra, laddove una delle nostre imprese, l'ENI, è andata lì a distruggere quel territorio, ed è chiaro che si crea un nesso, tra l'altro, di recepimento di queste persone che vengono perché sono private nei loro territori delle condizioni di riproduzione della vita, arrivano qui da noi trattati come clandestini, privati di ogni diritto minimo e messi in centri di identificazione ed espulsione, e qui il cerchio è chiuso, cioè noi diventiamo un popolo che molto spesso, proprio anche per come ci raccontano le cose, non ha la benché minima coscienza di quali sono le dinamiche sottese a quello che avviene. E questo, forse dirlo, no? Cioè ricordarlo, è utile. Ora, questa non era una risposta, era un contributo a capire qual è la complessità delle cose che avvengono e come poi c'è una ciclicità nelle cose e come in realtà si può parlare di Stato fino a un certo punto. È vero che la politica ha delle responsabilità gigantesche, ad esempio tutto ciò che riguarda i controlli, no? I controlli non esistono, cioè, noi abbiamo dei sistemi di controllo sofisticatissimo su qualunque cosa, che però vengono sempre piegati qui e lì, no? Cioè i controlli sono, cioè chi controlla il controllore? Questa è una domanda che in Italia è drammaticamente attuale, è sempre da porsi, perché davvero se funzionassero le leggi così come funzionano, così come sono scritte, avremmo un sistema di garanzia che ci dovrebbe tenere tutti quanti al riparo. Ma questo non riguarda, come dicevo prima della digressione, soltanto i lavoratori stranieri, i lavoratori extracomunitari, anche i lavoratori italiani, cioè ormai qualunque categoria, a parte la nostra generazione, che è una generazione che di diritti del lavoro ne ha veramente pochi se non nessuno, ma anche quelli garantiti, come sicuramente approfondiremo meglio nel dibattito che seguirà, vengono smantellati volta per volta. Quindi non ci dobbiamo stupire, ci dobbiamo indignare, ma non stupire, perché la dinamica è questa ovunque. Purtroppo, per continuare ad accumulare capitali necessari ad un sistema economico profondamente ingiusto, c'è bisogno di spostare sempre più là sia lo sfruttamento delle risorse, dei beni comuni, sia quello dell'uomo come forza lavoro sostituibile, in cui un pezzo vale l'altro. Quindi questo discorso non riguarda soltanto noi, proprio anche il tema dei diritti sindacali è un tema necessariamente globale. Quando parliamo dello sfruttamento, quindi non so, dei beni di consumo prodotti in Cina, parliamo di questo. Quando abbiamo tutti in tasca l'iPhone, ma l'iPhone me è compresa, per carità, e l'iPhone viene prodotto, anzi assemblato, dalla Foxconn, che è la fabbrica dei suicidi in Cina, parliamo di questo. È l'importante, o comunque credo che il primo passo sia cercare di avere una visione critica d'insieme, cercare di capire quali sono i nessi tra le cose, perché altrimenti finiremo per autoassolverci e per non capire davvero perché alcune cose accadono. Dopodiché la soluzione non è alla mia portata. Marica, parlavamo, io credo che il microfono vada in pausa, eccoci qua, dopo un po'. Parlavamo prima di prendere coscienza, quindi in realtà noi dovremmo prendere coscienza di quello che accade, di quello che mangiamo, di quello che prendiamo, di quello che acquistiamo. Mi chiedo se l'Italia è un paese in cui questa presa di coscienza può portare un cambiamento. Ne parlavamo prima dell'incontro del movimento Senterra, il movimento politico-sociale brasiliano, si battono per una riforma agraria, dal 1984 hanno permesso a 350.000 famiglie di entrare
entrare in possesso di una terra da coltivare, terra che al contrario sarebbe stata lasciata in totale abbandono perché appunto appartiene ai grandi proprietari che possono tenerla così. Se terra si batte per fare in modo che tutti possano avere la possibilità di coltivare, tutti possano avere la possibilità di produrre. Allora mi chiedevo se in Italia ci potesse essere effettivamente una presa di coscienza talmente forte da portarci ad un cambiamento radicale, perché i piccoli cambiamenti ci sono, cioè appunto abbiamo parlato delle reti, abbiamo parlato delle reti locali, le reti che naturalmente si stanno diffondendo in tante regioni del nostro paese, ma possiamo parlare anche di tanti altri piccoli cambiamenti, il gas, i gruppi di acquisto solidale, possiamo parlare di tante cose, ma la presa di coscienza comune, quella in Italia, c'è? Ci potrebbe essere? Ma intanto citavi il Brasile, che è una terra particolare, lì c'è una storia di movimento contadino piuttosto forte e anche risalente all'ultimo periodo. Noi qui, come ricordava Ivan prima, anche insomma, in queste terre, in Puglia, Basilicata, con Di Vittorio, con Mancino, abbiamo avuto una forte storia di movimento contadino, tra l'altro di sindacalizzazione, quindi è sempre bene anche fare uno sforzo di memoria per ricordare quello che c'era qui da noi. In Brasile, chiaramente il Brasile è un paese grande 29 volte l'Italia, con un'estensione di terreno gigantesca, anche lì è vero che c'è stata una fortissima pressione, ci sono stati 50 anni di fortissima pressione per una riforma agraria per la sovranità alimentare, è vero che c'è stato un tentativo di riforma agraria dal 94 al 2011 che ha dato alcuni risultati peraltro parziali, sicuramente molte famiglie sono state insediate, ma se guardiamo il Brasile oggi dopo alcuni anni di governo di Dilma Rousseff, la verità è che l'85% del territorio coltivabile, perché in gran parte, come sapete, è foresta amazzonica, quindi è tutta vegetazione vergine, ma laddove è coltivato l'85% dell'estensione agricola quest'oggi è utilizzata per l'agrobusiness, cioè si fa soia, si fa canna da zucchero, si fa mais OGM, si fa coltivazione per l'esportazione, per il business internazionale, quindi anche lì il tema della sovranità alimentare è veramente minimo. Oggi leggevo una cosa proprio prima di venire a questo incontro che mi ha colpito, che in Brasile, nonostante loro producano soltanto il 5% di tutto ciò che prodotti agricoli, ma per farne cibo, perché ormai c'è anche questa frontiera, ormai grandissima parte di quello che viene coltivato serve per fare agrocarburanti, e questo è un altro discorso su cui magari dico due cose alla fine di questo intervento, ma nonostante producono soltanto il 5% degli alimenti in termini agricoli, consumano il 20% di tutti i prodotti agricoli tossici del mondo, no? Quindi anche qui il tema non soltanto dell'agricoltura ma anche dell'accesso al cibo è drammatico, quindi dopo tanti anni di lotta in Brasile la situazione attualmente è questa, e quindi c'è un grandissimo allarme da parte di Semterra, da parte della pastorale della terra che da sempre sorveglia i processi di insediamento dei Semterra, e la situazione è tutt'altro che rosea, nonostante una grandissima storia di resistenze contadine. Tra l'altro adesso la sfida, e qui mi ricollego a quello che volevo dire, è che il Brasile vuole integrare i piccoli agricoltori nell'agrobusiness. Allora questo è l'altro tema di cui parlare, perché ci raccontano spesso che una conversione dell'economia è possibile. In realtà è vero, non soltanto è possibile ma è anche necessaria. Ma questa green economy che ci raccontano, sotto la cui etichetta ci sono alcune cose positive, ma c'è anche il tentativo di perpetrare gli stessi meccanismi di accumulazione, di produzione, però sotto un'etichetta verde, bisogna che ci faccia pensare, bisogna stare attenti. Qui in Puglia per esempio ci sono alcuni esempi particolarmente allarmanti, mi riferisco ad esempio a quello che è avvenuto in Salento negli ultimi anni con l'impianto di campi solari, che è stato totalmente indiscriminato, cioè per esempio un modello energetico, che è uno degli elementi di cui dovremmo discutere, convertire il modello energetico vuol dire fare una produzione distribuita di energia, che non consumi il territorio, che utilizzi i tetti delle case, che sia distribuita anche nella generazione di reddito, no? Invece no, noi abbiamo un sistema comunque piramidale, comunque con grandi centrali, comunque nelle mani di Enel o di chi per Enel, e che noi ci utilizza semplicemente come utenti consumatori finali. Non è questo che vuol dire convertire il modello energetico, non è questo che vuol dire avere un modello energetico
pulito e sostenibile, perché riempire il Salento di pannelli solari non è ecologicamente sostenibile, non è neanche sostenibile dal punto di vista sociale. Quindi anche questa green economy, no, che ci raccontano e che ci rende necessario che metà del Brasile viene riempito di soia per fare agrocarburanti piuttosto che invece per fare cibo per chi vive in Brasile, è un'assoluta menzogna e non vuol dire in nessun modo riconvertire un modello produttivo. L'ultima cosa che mi chiedevi, è proprio qui un flash, riguarda la possibilità di creare una reale coscienza, no? E in Italia in realtà una coscienza vera e propria sul tema dell'agricoltura e quindi del cibo non c'è, ma perché c'è un grandissimo equivoco alla base, perché si crede che il tema dell'agricoltura riguardi i contadini, che tra l'altro sono sempre di meno purtroppo, e non è così, perché il tema dell'agricoltura riguarda tutti, perché riguarda il cibo, e il cibo è quello che noi mangiamo, e mangiamo sempre più cose che ci fanno malissimo. Se guardiamo ad esempio le statistiche di incremento, non soltanto dei tumori, ma di varie malattie, quindi i dati epidemiologici relativi che mettono in connessione l'utilizzo di alcuni alimenti e lo stato di salute, ci rendiamo conto che dovremmo assolutamente fare un lavoro per fare capire alle persone che quando parliamo di produzione agricola, quando parliamo di cibo, parliamo della salute di tutti. Questo forse potrebbe aiutare a fare in modo che la lotta anche per appunto la resistenza contadina, la sovranità alimentare, non sia una cosa che riguarda soltanto le zone rurali, ma che riguardi, come in realtà è e dovrebbe essere, tutti i cittadini e le cittadine. Questo credo sia anche un errore della comunicazione, fatta molto male, devo dire, da questo punto di vista, perché se si comunicasse in modo più corretto, come appunto fa Marica Di Pierri, se sapessimo farlo tutti in questa maniera, probabilmente avremmo anche un risultato diverso. Ivan, tu hai scritto: mentre nel mio paese la dignità è sacra a tutti i livelli della scala sociale, il sistema dei campi di lavoro in Italia è appositamente studiato per togliere ai braccianti anche l'ultimo scampolo di umanità. Ora, questo concetto è strettamente legato ad un altro concetto. In periodo di crisi i cambiamenti sono tanti. Prima Marica accennava allo smantellamento dei diritti dei lavoratori, e questo purtroppo fa anche parte delle macro aree fame e abbondanza. Smantellamento studiato, analiticamente studiato, che ci ha portato a 30.000 passi indietro rispetto a come stavamo prima, insomma ha annullato anche anni e anni di lotte per i lavoratori. Quando parlavi, accennavi alla totale distruzione dell'umanità, di qualsiasi tipo di umanità, raccontavi anche in un'intervista, in una delle ultime interviste che hai rilasciato e che ho letto, il fatto che in realtà dopo la protesta hai sentito molte lamentele, non soltanto da parte dei caporali ma anche da parte dei braccianti che naturalmente una volta sbarcati a Lampedusa, mi riferisco ad esempio ai braccianti stranieri, tu facevi proprio riferimento a braccianti tunisini che si accontentano anche di 2,50 euro e quindi di una paga minima, ma ho fatto un esempio di una nazionalità, potremmo parlare di tante nazionalità, cioè di gente che è convinta di trovare in Italia una cosa diversa. Tu sei arrivato in Italia in modo completamente diverso, ma gli sbarchi non si sono mai fermati, cioè l'ultimo c'è stato 2 giorni fa e non si fermano e continuano ad arrivare centinaia di persone che sperano di trovare una situazione economica diversa, quantomeno una situazione diversa rispetto al loro paese, invece qui trovano l'inferno, spesso e volentieri trovano l'inferno. E allora io volevo chiederti un parere rispetto alla tua terra d'origine, quindi in realtà rispetto all'Africa, rispetto alle centinaia di persone che pensano di trovare qui un'isola felice, invece qui l'isola felice non la trovano e magari non si uniscono alle battaglie che invece dovreste fare tutti insieme, si dovrebbero fare tutti insieme, insomma persone straniere come miei connazionali. Molte persone che vengono qui perché scappano soprattutto dalle guerre, rispetto, non è un'immigrazione legata alla fame o alla ricerca del cibo, è un'immigrazione legata alla sicurezza e legata alle guerre. E quando arrivano qui pensano di trovare in Italia una terra di accoglienza, perché spesso è quello che viene dato come immagine dell'Italia all'estero, cioè una terra comunque dove c'è un rispetto della dignità dell'essere umano, delle persone, e quando arrivano qui purtroppo trovano che la realtà è totalmente diversa e in alcuni casi spesso è peggio, perché prendo
la situazione di un bracciante, di un lavoratore in Italia rispetto a questi paesi di origine. E c'è una grande differenza, soprattutto sul concetto, per esempio, della dignità di cui parlavo. Io quando sono arrivato a Nardò ho trovato un sistema che toglie la dignità alle persone. Nella mia terra c'è la povertà. Io vivo, ho vissuto in un quartiere di quasi 1 milione di abitanti, una povertà assoluta, però la mia famiglia e tutti i miei vicini cercavano di mantenersi questo pezzo di dignità che era sacra nonostante la povertà. Qui in Italia ho trovato, ho scoperto delle persone, soprattutto questi stranieri, che la rilasciano, perché c'è il concetto della sopravvivenza che prima, perché arrivano un contesto, un paese sociale che chiudono le porte, cioè loro sono completamente esterno al sistema sociale italiano, ciò che fa che sono costretti a accettare e a subire tutte le condizioni, cioè le persone che dormono per terra sotto il materasso, invece nel loro paese non l'hanno fatto mai. Io sono stato costretto a farlo, l'ho fatto. E quindi questa è una situazione, diciamo, un contesto generale, soprattutto sul concetto italiano. E dall'altra parte io vorrei sottolineare anche un fatto della globalizzazione. Perché in Africa questi paesi africani sono costretti a subire una concorrenza sleale, soprattutto per quanto riguarda il mercato globale. Dagli accordi che fanno gli stati, soprattutto le grandi potenze, fanno degli accordi bilaterali che consentono certe agevolazioni, e gli africani per anni si sono lamentati. L'America, in America nel 2007 il presidente George Bush ha creato un meccanismo che si chiama l'AGOA per facilitare l'entrata, l'ingresso dei prodotti africani nel mercato americano senza pagare per esempio le tasse della dogana. È un concetto che gli stati africani hanno cercato di apportare anche per quanto riguarda il mercato europeo, e non fino a oggi c'è tutta questa battaglia. Invece i prodotti occidentali e cinesi entrano in Africa senza nessuna tassazione, quindi anche lì bisogna rivedere questo meccanismo di tassazione, soprattutto a livello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. A parte questo fenomeno, c'è anche un fenomeno, come dicevo, ritorno sempre alla politica, alle politiche di questi stati, perché non è, come dicevo, non è un problema di mancanza di cibo, è un problema tutto politico. Prendo l'esempio dell'Etiopia. L'Etiopia per anni è stato uno stato dove per problemi climatici hanno sofferto della fame. Quando lo Stato si è riorganizzato con sistema di irrigazione, eccetera, sono riusciti a organizzare meglio, diciamo, il loro sistema produttivo, e oggi l'Etiopia è diventato, non soffre più della fame. E quello vale per tanti altri paesi africani che, per assenza, diciamo, di una strategia globale generale di risoluzione dei problemi, subiscono ancora in questo millennio questo problema, il problema della fame, che non dovrebbe subire. Ecco perché la loro popolazione spesso, in alcuni casi, sono costretti a fare un'immigrazione, ma è spesso un'immigrazione interna all'Africa, non dell'Africa verso l'estero, verso l'Occidente. L'immigrazione che c'è all'interno dell'Africa è soprattutto un'immigrazione legata al cibo, legata alla fame, e un po' alle guerre. Quindi bisogna
adottare una politica, come dicevo, a livello mondiale. È una battaglia che tutti gli stati africani cercano di fare. C'è tutto un problema di rapporto di forza, lo sappiamo, per quanto riguarda l'Africa. E c'è un altro messaggio che vorrei rivolgere alla Cina, perché mentre per anni abbiamo subito il diktat delle potenze coloniali, e oggi l'Africa sta soffrendo anche di un altro fenomeno, il fenomeno cinese, che i cinesi arrivano e, diciamo, ci fanno credere che grazie a una cooperazione alla pari riusciremo a avere, diciamo, una cooperazione guadagno a guadagno. Però non è spesso il caso, cioè ci siamo resi conto che i cinesi ci sfruttano, prendono tutte le materie primarie e ci rilasciano poco sulle costruzioni, per esempio la scuola, su un termine di educazione. E quindi anche lì i nostri stati dovrebbero riflettere per rivedere gli accordi che stanno facendo con il governo cinese. Per ritornare all'Italia, io in Italia penso che l'unico settore che oggi cresce ancora è l'agricoltura. Cioè l'agricoltura quest'anno ha fatto una crescita del 3%. È un settore dell'economia che, se le cose erano organizzate meglio, non doveva andare in crisi. E ci sono tante soluzioni che spesso non vogliamo mettere in pratica. Per esempio, possiamo sviluppare l'agricoltura corta, cioè l'agricoltura a chilometro zero. E io ho notato in tanti territori dove vado spesso che il mercato locale non è fornito dai prodotti dell'imprenditore locale, però sono venduti all'estero. Per esempio le angurie del Salento vanno a finire nei mercati in Germania e in Inghilterra, invece di fornire il mercato locale. I prodotti che ritroviamo sul posto sono prodotti che vengono dal Maghreb, e spesso questi prodotti che arrivano sul mercato provengono anche dallo sfruttamento, perché quando se andate in Marocco o in Tunisia, i braccianti subiscono quasi la stessa cosa che i braccianti italiani o stranieri in Italia subiscono. Quindi anche lì bisogna cercare di rivedere gli accordi, cioè cercare di firmare gli accordi che fanno sì che i prodotti che entrano sul territorio italiano, si assicuriamo che questi prodotti non provengono dallo sfruttamento. Poi l'altro problema è un problema di strategie imprenditoriali anche. Come lo dicevo, ho notato che i nostri imprenditori diciamo funzionano sempre nello vecchio stereotipo, cioè mentre gli altri paesi sono avanzati, cioè investono sulla ricerca eccetera, noi, i nostri imprenditori, sono sempre nello stesso meccanismo, cioè produrre e sfruttare la manodopera. Le angurie di Nardò, per esempio, quando vanno in Germania, cosa fanno i tedeschi? I tedeschi con queste angurie fanno prodotti a alto valore aggiunto, producono per esempio geloni di angurie, succo di angurie, e li rivendono in Italia a un prezzo spesso triplo, diciamo, dal prezzo di partenza. Quindi anche qui si vede che il nostro imprenditore oggi, diciamo, non vogliono riflettere, mettersi sulle strategie adottare per, diciamo, allargare il mercato. E l'ultima cosa che mi sfugge è sulla meccanizzazione anche dell'agricoltura. C'è tutta una discussione: la meccanizzazione riduce l'occupazione, per esempio, o la meccanizzazione, diciamo, aumenta la produttività, quindi ti permette di essere più competitivo.
Al nord, per esempio, come dicevo, lì l'agricoltura è più meccanizzata e qui c'è tutta una discussione. Io penso che i lavori fisici, per esempio, ai giorni nostri non dovrebbero più essere lavori meccanici, cioè dei bracci. Dobbiamo anche tendere verso questo e lo possiamo fare qui anche nelle terre del Meridione con un'organizzazione. E poi abbiamo parlato dei gruppi di acquisti solidali, per esempio, che potrebbe essere, diciamo, una filiera sana che consentirebbe a contadini che non regolano più la concorrenza dei grandi gruppi di poter vendere i loro prodotti in un modo sano, prodotto a favorire un prodotto di marchio etico. E poi ritorno sempre alle regole, il problema dell'Italia è anche la grande distribuzione, perché io non capisco perché il prodotto del contadino viene pagato a 7 centesimi il chilo, a 6 centesimi, quando andiamo nei banchetti dei supermercati lo troviamo a 3-4 euro. Significa, come dicevo prima, che c'è un sistema concorrenziale di sfruttamento malato, che di cui bisogna assalire. Allora, un sistema malato non soltanto a livello nazionale, a livello internazionale, l'abbiamo detto più volte, prima tu accennavi al land grabbing e quindi a questo, diciamo, all'appropriazione di terre, di territori da parte delle grandi potenze. Mi stupiva nelle varie ricerche che ho fatto per questo appuntamento il fatto, ad esempio, sapere che la Corea del Sud possiede il 50% del Madagascar, cioè, è una cosa pazzesca secondo me. Come ad esempio ci sono, insomma, prima quando parlavamo appunto dei paesi che hanno modo più grave il problema della fame, ce ne sono 7 nell'Africa subsahariana, poi fuori ci sono Haiti, Timor Est e lo Yemen, ma l'Etiopia e la Sierra Leone risultano tra i primi posti tra le nazioni che hanno conosciuto appunto il fenomeno del land grabbing. Quindi una politica internazionale, vi dicevo prima, mancanza di accordi che vanno cambiati, completamente diversa. Marika, in un editoriale che tu hai fatto nella trasmissione di Gadlern sulla 7 parlavi di economia della felicità. Molte volte il benessere non va d'accordo con la felicità. Il benessere, secondo ragionamenti che fa appunto Ivan Sagnier, ma secondo credo un'opinione pubblica abbastanza diffusa, non va neanche d'accordo con il progresso. La globalizzazione ha portato più male che bene? Ma dipende cosa intendiamo per progresso. Lì è il tema su cui secondo me dovrebbe tanto riflettere anche la sinistra italiana, cioè che cos'è il progresso? Cioè, perché questo è un nodo di fondo che secondo me va sciolto. Noi stiamo meglio o peggio dei nostri padri a livello di garanzie, a livello di possibilità, a livello di accesso a quello che conta davvero, per esempio il cibo sano, per esempio cose di questo genere. Quindi lì c'è proprio una questione più di cultura e domande che abbiamo smesso di farci mutuando le risposte da un pensiero che è sempre più unico. E infatti c'è un po' quello che mi pare che conduca le nostre riflessioni ormai è una teoria dell'inevitabile, è tutto inevitabile, no? Allora l'austerità è inevitabile, la direzione che ha l'economia globale è inevitabile, lo smantellamento dei diritti è inevitabile, che dobbiamo rinunciare a tutto un sistema che invece c'era inevitabile. Quindi su questo forse dovremmo fare anche noi un po' uno sforzo di astrazione, smettere di considerare inevitabili certe cose e ragionare un po' invece su quelle che potrebbero essere le alternative. Io parlavo di economia della felicità e in realtà anche su questo chiaro che sono suggestioni. Lì parlavamo dell'economia del Bhutan, che è un paese che farà più o meno gli stessi abitanti di Conversano e qualche altro paese dell'Interland, quindi è chiaro che l'economia di scala è molto diversa, però ci sono delle riflessioni, delle suggestioni che arrivano da altrove che forse vale la pena perlomeno conoscere, non dico mutuare, anche perché poi ogni paese ha la sua tradizione, ha la sua storia, le sue contingenze e molto poco spesso i modelli sono poi esportabili da un posto all'altro. Ma per esempio in America Latina, dove peraltro tutto questo processo di recrudescenza del conflitto sociale è nato proprio dalle grandi privatizzazioni della fine degli anni 90 e dei primi anni 2000, sono nate alcune riflessioni interessanti, anzi si sono imposte nuovamente alcune considerazioni interessanti. Per esempio in Bolivia, dove negli anni 90 sono stati anni di profonda crisi sociale dovuti proprio all'espansione di un modello neoliberista
violentissimo, che ha privatizzato settori strategici, che ha privatizzato risorse e che è arrivato poi a privatizzare l'acqua, cosa che all'epoca era impensabile, qui da noi è arrivato molto dopo, però lì già nel 2000 si cominciavano a privatizzare diverse risorse idriche, per esempio a Cochabamba, dando luogo a quello che alcuni di voi conosceranno, viene poi ricordata come la guerra dell'acqua, cioè delle settimane proprio di insurrezione popolare che portarono il governo all'epoca di questo Sanchez de Losada, che peraltro era chiaramente messo lì dagli Stati Uniti d'America, lo portarono a dimettersi, ma prima a rescindere il contratto con queste grandi multinazionali che avevano privatizzato l'acqua di Cochabamba. Perché racconto questa cosa che sembra essere poco inerente? Perché da lì è nato un grande processo di riappropriazione sociale da parte del popolo boliviano, in particolare dalla parte indigena, che veniva trattata e messa ai margini totalmente dalla vita politica, dalla vita pubblica, dall'istruzione e dalla sanità, ma che era ed è la maggioranza di quel paese. Quel paese, dopo 6 anni, una cosa inimmaginabile, ha eletto il primo presidente indigeno della storia della Bolivia, poi riconfermato, Evo Morales, ma soprattutto è iniziato un processo che ha riscritto una Costituzione. Ora, è chiaro che un paese da solo, in un modello economico, politico, sociale, mondiale, che è quello che abbiamo descritto fino adesso, non può stravolgere completamente il suo funzionamento, ma intanto questa Costituzione è stata riscritta su basi nuove. Per esempio, la Bolivia, come anche in Ecuador, è avvenuta la stessa cosa, ha inserito nella sua Costituzione che il modello a cui tendere non è il progresso così malinteso che inseguiamo noi altri, ma è il buon vivere, lo chiamano il buon vivir, che è un modello di armonia tra i viventi e tra gli uomini e tra gli uomini e il loro intorno, che parte da un presupposto fondamentale, cioè che l'uomo non è padrone del pianeta, ma è parte di un sistema complesso di cui non deve approfittare fino a sfruttarlo e a distruggerlo, ma di cui dovrebbe aver cura, perché tra l'altro è stato preso in prestito dai propri figli, come altri proverbi ci portano a ricordare. Quindi, al di là, diciamo, del romanticismo e della carica evocativa che può avere questo messaggio, in realtà è una cosa che in Bolivia si dà in moltissime comunità. C'è lì l'economia, a parte l'economia di mercato che ormai è ovunque, ora non voglio aggiungere avverbi così fuori luogo, ma ci sono anche altre forme di economia. L'economia comunitaria è rimasta e si pratica nelle varie comunità, c'è un'economia di tipo solidale. Ora qui noi stiamo cercando di ricrearne delle piccole nicchie, ma altrove questo va avanti e insomma si sta dando. Quindi, come dire, le suggestioni sono molte, così come sono molti anche le altre questioni relative all'agricoltura, che abbiamo tralasciato di dire prima, ma almeno un paio le vorrei citare. C'è un'emergenza, per esempio, che è un'emergenza globale, che riguarda i semi, la libertà dei semi. Voi sapete che i contadini per una vita, cioè insomma per millenni, hanno rigenerato i semi e lo hanno fatto nelle loro piccole case, attraverso l'utilizzo dei semenzai, così come faceva mio nonno, che insomma me lo ricordo quando stava lì a rigenerare i semi. Adesso c'è un'emergenza globale dovuta al fatto che, al di là del fatto che sempre più spesso i semi vengono acquistati dalle multinazionali semenziere, in particolare la Monsanto, la Bayer, ma non soltanto. Adesso c'è stato a luglio, e questa cosa chiaramente è passata sotto silenzio perché noi tutti luglio scorso eravamo impegnati probabilmente a parlare di qualche vicissitudine di letto, di qualche politico, cose varie, è passato un principio tremendo, devastante, di cui chiaramente la nostra stampa si è guardata bene dall'occuparsi, cioè c'è stata una decisione della Corte di Giustizia Europea che ha detto che è fuori legge. Quindi è fuori legge, anche qui ritorniamo all'idea di clandestinità totalmente malintesa rispetto a come dovrebbe essere, è fuori legge utilizzare semi tradizionali per produrre cibo che poi si può mangiare o vendere. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti coloro che quindi producono cibo che poi noi mangiamo devono acquistare questi semi dalle industrie semenziere, o comunque diciamo dai semi che sono inseriti nel catalogo europeo, che per essere inseriti nel catalogo europeo devono presentare alcune caratteristiche di stabilità, insomma, quindi di scarsa variabilità genetica, che sono l'esatto contrario della biodiversità, cioè quella che si è tramandata nei secoli dei secoli anche grazie a tantissimi contadini che hanno continuato a farlo. Anche su questo, per esempio, la rete Genuino Clandestino lavora, ci sono moltissimi agricoltori della rete che continuano a rigenerare i semi, che se li scambiano tra di loro, perché non è soltanto una questione di
autonomia e quindi di indipendenza rispetto alla necessità di acquistarli dall'industria, è una questione proprio di tutela delle culture autoctone. Per esempio a Roma, prima dicevi, ci sono moltissimi orti urbani, ce ne sono un centinaio, ce n'è uno che ha messo in moto ad esempio il recupero di tutte le piante che esistevano a Roma prima della scoperta dell'America, quindi lì seminano la borragine piuttosto che l'aneto, cioè cose che noi non sappiamo neanche cosa sono, cioè se non sono bieta, cicoria e non so che altro, insalata riccia, basta. Invece c'è tutto un mondo di varietà che andrà perduto in questo modo. Quindi su questo tema, che è la libertà dei semi, c'è un grande movimento internazionale, ad esempio c'è una campagna internazionale lanciata da Vandana Shiva e da Navdanya, questo centro di ricerca, che si chiama appunto Campagna per la libertà dei semi e che cerca di sostenere sia attraverso la visibilità, attraverso appoggio di vario genere, quelle realtà che ovunque nel mondo fanno un lavoro di recupero dei semi tradizionali. Proprio adesso in questo periodo cadono le 2 settimane di azione, quindi vi invito anche lì a visitare il sito, a leggere la campagna, ma soprattutto per avere coscienza di quello che accade, perché ripeto, l'informazione rispetto a questi temi è una cosa molto importante. Il secondo tema, che è molto grave anche qui in Italia, riguarda l'accesso alla terra, perché è vero, come diceva prima Ivan, che l'agricoltura è uno dei pochi settori economici in crescita, è vero pure che è uno dei pochi in cui anche l'occupazione cresce, perché c'è un fenomeno che secondo me è molto bello e interessante, cioè i giovani tornano sempre di più alla terra, sarà che si sono scocciati di vivere nei call center, ma c'è questo sano anelito, no? Di ritorno anche ad una vita che sia a contatto con la terra. Il tema dell'accesso alla terra è un tema delicato, perché è molto complicato accedere alla terra, ad esempio qui in Italia, e c'è anche qui un provvedimento governativo che crea ulteriori problemi, perché nel decreto Salva Italia, in particolare l'articolo 66, il decreto per intenderci, che parla di come fare cassa per venire fuori da questa crisi che ci raccontano, c'è prevista la svendita non soltanto del patrimonio pubblico in termini immobili, quindi immobili di pregio e cose di questo genere, ma anche del demanio pubblico agricolo, che erano tutti i terreni demaniali che prima venivano dati ai contadini nei decenni addietro, e che adesso il nuovo ministro, quindi la Di Girolamo, ha pensato di dare in blocco alla Cassa Depositi e Prestiti affinché vengano venduti, non si sa bene a chi, quindi a fondi fiduciari, a multinazionali, a governi, a banche fondamentalmente. Quindi questo è un altro tema su cui il movimento contadino è sul piede di guerra, chiedendo appunto che invece l'accesso alla terra, ai territori demaniali pubblici, venga dato prima di tutto ai giovani che vogliono tornare a coltivare la terra, ai precari, ai disoccupati, proprio perché in questo modo si andrebbe a rafforzare quel tessuto di economie locali, di economie di filiera sane, che dobbiamo assolutamente recuperare, che va nella direzione esattamente opposa che quella attuale, che è fare anche della terra, del territorio demaniale pubblico, che è ancora tantissimo, un ulteriore oggetto di speculazione, come purtroppo sempre più spesso avviene. Io ancora completamente a disposizione per quanto riguarda questo incontro, che naturalmente ci appassiona. Come spiegava prima Marica, l'argomento agricoltura, l'argomento fame e abbondanza ci tocca molto molto da vicino, non è una cosa che riguarda soltanto chi lavora la terra. Volevo chiedervi se avevate delle domande da porre ai nostri ospiti, perché un festival di letteratura è fatto anche e soprattutto per avvicinare gli ospiti alla gente che non ha la possibilità di vedere tutti i giorni, per cui se avete delle domande da fare, Marica Di Pierri e Ivan Sagnier sono a vostra disposizione. Nel frattempo però, siccome so che c'è sempre bisogno di una dose di coraggio per alzare la mano per prima e fare la domanda, io volevo fare un'altra domanda a Marica e poi la faccio anche a Ivan, perché abbiamo parlato di Genuino Clandestino, però volevo anche ricordare Podere a qualcuno che volesse entrare a far parte di questi gruppi e quindi di questi movimenti veri e propri, a chi dovrebbe rivolgersi e quali sono effettivamente quelli di riferimento, non dico più importanti no, però più forti, nel senso che hanno già capito come fare per rompere quel muro e appunto per far parte del tessuto, per fare in modo di essere riconosciuti. Sì, Podere al Popolo è un'esperienza che è nata qualche anno fa a Bologna sulla falsa riga
dell'esperienza che francese che si chiama Terre des Liens, che in effetti è un'esperienza di diversi anni che fa azionariato popolare, quindi fondamentalmente attraverso azionariato dei cittadini compra delle estensioni di terra che poi dà in gestione a chi vuole coltivarle. Questa cosa sta provando a mettersi in piedi anche in Emilia Romagna attraverso questo gruppo che ha questo nome fantastico che è appunto Potere al Popolo. Per quanto riguarda invece il ruolo che ognuno di noi può avere, è chiaro che il ruolo che ognuno di noi può avere riguarda anzitutto il consumo critico, quindi esistono, come dicevo, diversi luoghi, ora qui anche in Puglia ce ne sono diversi, ci sono diversi mercati della sovranità alimentare, a Roma c'è il mercatino di Terra Terra, a Napoli c'è la Ragnatela, cioè ci sono, conoscendo e volendo insomma approcciare anche un consumo critico di questo tipo, ci sono sicuramente delle possibilità di farlo sul proprio territorio, anche perché, come dicevamo, l'idea è che si consumi sempre più e più possibile cibo che viene prodotto sul territorio. Una cosa interessante che ad esempio la rete di Genuino Clandestino fa per legarsi in qualche modo ai consumatori, e questo termine ci piace molto poco, è coinvolgerli in qualche modo nella produzione facendoli diventare coproduttori, quindi chi frequenta questi mercati può partecipare, anzi è bene e dopo che partecipi ad esempio ai sistemi di certificazione partecipata. Dicevo prima che ad esempio il tema delle certificazioni è una burocrazia gigantesca in Italia che è studiata proprio per fare in modo che sia poco conveniente per i piccoli produttori, quindi ci sono dei sistemi partecipati che non hanno una certificazione ufficiale, ma che vuol dire che altri produttori che producono quegli stessi beni assieme a dei consumatori che però decidono di coinvolgersi nel tessuto produttivo vanno a visitare le varie realtà agricole rendendosi conto di quello che avviene, quindi certificando con la propria presenza quello che avviene in quella realtà agricola, in questo modo diventano in qualche modo coproduttori perché sostengono quel progetto di sussistenza agricola, lo sostengono consumando roba buona, partecipando al processo produttivo e dando una certificazione che viene dalla loro esperienza diretta. Quindi questo è un modo importante che si sta sperimentando con tutte le difficoltà del caso, ma vuol dire non soltanto consumare roba sana, ma anche in qualche modo arrivare ad un modello di produzione e di consumo condiviso che forse è la direzione verso cui dovremmo andare. Ci sono domande? No, c'è la mano che ancora non si alza. Ivan, dunque, a Marico ho chiesto appunto un'indicazione rispetto all'idea di poter partecipare, di poter prendere parte a questo cambiamento sociale che ci dovrebbe essere. Tu un cambiamento lo porti direttamente parlando con le persone che lavorano in questi campi e quindi parlando direttamente con i braccianti. Quanta resistenza trovi da parte dei lavoratori rispetto alla descrizione di diritti che potrebbero farli lavorare meglio e vivere meglio? In realtà la resistenza che incontro, le resistenze che incontriamo quando andiamo a sensibilizzare i braccianti sono dell'ordine della strumentalizzazione da parte di chi li mantiene in quella posizione. Parlo spesso dei caporali, ad esempio. Quando noi arriviamo in questi villaggi e incontriamo non soltanto i braccianti ma anche i caporali che ci vivono, e che vietano, diciamo, ogni forma di contatto tra loro e il mondo esterno. E questa è la principale difficoltà che incontriamo. Però quando riusciamo a penetrare l'ambiente, troviamo un entusiasmo, i lavoratori sono disposti, diciamo, a rivendicare di più. Sono consapevoli e sono coscienti che sono sfruttati, che subiscono, diciamo, delle forme di lavoro che poco attendibili, che non dovrebbero subire. E il fenomeno che abbiamo notato è che quando iniziamo per esempio a parlare della contrattazione diventano ancora più entusiasti perché loro non sapevano che esiste in Italia delle leggi che tutelano i loro diritti. Per esempio non sapevano che l'alloggio, il vitto e l'alloggio erano a carico del datore di lavoro, pensavano che tutto era a carico del caporale, quindi è un sistema, è una mancanza di informazioni. Ecco, lì che indirizziamo il nostro lavoro, è su questo che tendiamo a dare più informazione possibile a queste persone. E poi in generale l'altra strategia per il cambiamento è cercare, io sto cercando, diciamo, di rompere alcuni principi.
perché c'è chi pensa ancora e chi continua a pensarlo, che in questo paese, per esempio, per essere competitivo, no, che bisogna abbassare il costo del lavoro. Cioè, lo stesso Marchionni, durante una sua intervista, ha riconosciuto che il costo del lavoro incide soltanto del 5% della sua impresa, nella sua impresa. Il 70% delle spese della Fiat sono spese in termini di costo energetico. E quindi continuare a pensare così in Italia significa pensare soltanto sugli effetti, non sulle cause. Cioè, non dobbiamo iniziare a pensare sulle cause della crisi o sulle cause di un problema. E in Italia purtroppo pensiamo soltanto sugli effetti. Questo vale anche per l'agricoltura, per i nostri agricoltori. Ho notato che, per esempio, per irrigare l'acqua spendono di più rispetto alla manodopera, perché utilizzano l'energia elettrica, invece con un semplice pannello fotovoltaico potevano ridurre almeno del 50% quella spesa. E poi io sarò un po' più amaro. Io, rispetto a tutto quello che ho visto, che vivo tutti i giorni, io penso che, e come sindacalista lo dico, e come anche, diciamo, cittadino, penso che per cambiare l'Italia, cioè il cambiamento in Italia, arriveremo a un certo momento dove il cambiamento non partirà né dalla concertazione o dalla trattativa, ma con il conflitto. Perché abbiamo organizzato una società, questa società tende a questo. E bisogna, io mi rivolgo ai nostri politici, che bisogna veramente prendere coscienza della sofferenza, delle difficoltà che incontrano gli italiani tutti i giorni. Anche per lo straniero, cioè lo straniero è un essere umano come tutti gli esseri, che ha uguali diritti, che dovrebbe avere uguali diritti come tutti, e le leggi sull'immigrazione in Italia, invece di essere delle leggi, diciamo, che tendono al diritto universale, allo diritto universale, sono nella maggior parte dei casi leggi repressive. Abbiamo un impianto normativo in Italia che è un impianto sul mercato del lavoro, cioè bisogna dire la verità, è quello. Cioè, andare a legare oggi la permanenza sul territorio di un cittadino extracomunitario alla durata del contratto di lavoro in un periodo di crisi dove anche l'italiano non riesce a trovare il lavoro, cosa fa? Produce quello che vediamo, lo sfruttamento. Quindi bisogna fare un ragionamento complessivo dell'organizzazione di questa società, gli stranieri compresi. Io dico sempre che l'Italia è un paese che ha pochissima memoria, perché se noi ricordassimo giornalmente quello che hanno fatto i nostri antenati e quello che abbiamo fatto per decenni, forse vivremo un po' meglio, avremo un attimo un po' più di coscienza rispetto ai rapporti con gli altri. E allora, domande non ce ne sono, il tempo a nostra disposizione è finito, l'ultima domanda, vi chiedo una risposta velocissima. Io all'inizio ho detto che fame e abbondanza erano due macro aree, nelle aree, diciamo, nei concetti che avevo piazzato sotto fame e abbondanza c'era anche il rispetto, il concetto del rispetto, perché in una situazione di un paese completamente diviso in due, ma un paese che non è soltanto il mondo, può essere il quartiere, la città, lo Stato, come diceva Marica all'inizio, effettivamente, diciamo, alla base c'è una mancanza di rispetto nei confronti di chi soprattutto? E questo lo chiedo anche a te. Vuoi rispondere prima tu, Ivan?
Ma non so se si può semplificare ad una mancanza di rispetto, in realtà è proprio una perdita di bussola. Io credo che ci siano due livelli anche in questo ragionamento. Uno sia quello del personale, no? Perché poi tutti noi quotidianamente con la nostra vita creiamo relazioni e gestiamo cose, consumiamo, facciamo delle scelte, e quindi il primo livello sarebbe quello di ricominciare, non lo dico in maniera ecumenica, lo dico proprio perché ci credo fermamente, ognuno nella propria vita ad orientare i propri comportamenti puntando alla solidarietà piuttosto che alla sopraffazione. Questo è qualcosa che proprio culturalmente deve tornare ad essere parte non soltanto delle nostre riflessioni, della nostra sensibilità, ma deve assolutamente orientare i nostri comportamenti. L'altra è una questione proprio di totale ormai scollamento, purtroppo, tra quello che avviene nel paese reale e chi invece questo paese reale lo guida. Questo è un tema molto più complicato che necessiterebbe una sessione di un altro paio di ore, perché la politica ha totalmente abdicato al suo ruolo, che è quello anche di contemperare gli interessi, e su questo c'è da fare un grande lavoro che però non può prescindere da un lavoro che sia appunto culturale, no? Che riprenda le fila delle persone, che le faccia partecipare, no? Lo diceva il caro Buonga, perché la libertà è partecipazione. Noi ormai partecipiamo molto poco, ci sentiamo molto più sudditi che cittadini, e forse se tutti ci sentissimo più cittadini e capissimo che poi è attraverso anche comportamenti individuali e le azioni quotidiane, la propria voglia di mettere bocca e mettere mano nelle cose che accadono, riusciremmo a cambiare le cose, probabilmente vivremmo in un paese diverso. Ma questo, insomma, ognuno deve dirlo alla propria coscienza, e credo che arriverà un punto in cui non sarà più rimandabile. Sono d'accordo con Ivan, purtroppo, e pensavo di essere io la meno moderata a questo tavolo, ma invece credo che sia attraverso anche un sano esercizio del conflitto sociale che forse alcuni spazi di agibilità ce li possiamo riprendere, perché veramente ce li hanno chiusi tutti. Ivan. No, sono d'accordo con Marika, più con una mancanza di rispetto. È un problema culturale, bisogna cambiare passo rispetto a quello che abbiamo vissuto in questo paese da almeno 30 anni. Perché in 30 anni in questo paese non abbiamo saputo inseguire il cambiamento a tutti i livelli, che sia a livello geopolitico, economico, soprattutto culturale. Abbiamo subito un arretramento culturale rispetto agli anni 50, 60, 70, e quindi bisogna cambiare passo investendo soprattutto sull'educazione, sulle future generazioni, sulle nuove generazioni. È lì che bisogna andare a incidere di più, perché ormai le nostre generazioni subiscono le difficoltà, e quindi non possiamo lasciare lo stesso patrimonio ai nostri figli, che faranno la forza di questo paese. Su di loro che bisogna lavorare, e lo Stato dovrebbe capire questo, perché anche lì facciamo degli errori, perché l'unica forza dell'Italia, la principale forza dell'Italia, è sempre stata l'educazione. Quindi andare a tagliare i fondi sempre in quel settore, sapendo che siamo in un paese dove non ci sono materie prime, e che la materia grigia è sempre stato il motore di questo paese, con la storia di Olivetti, cioè tutte queste. Quindi incidere su questo per un governo consapevole mi sembra un errore. Quindi bisogna investire su questo da parte dello Stato e da parte anche dei genitori. Per quanto riguarda noi come cittadini, come lo dicevo, un'organizzazione che parte dal basso, quello che facciamo, incontri, rete, gruppi di acquisti solidali, investendo sulla green economy, perché io non capisco come mai un paese come la Germania, che rispetto all'Italia il clima, cioè la loro posizione geografica, non consente rispetto all'Italia di essere più avanzato su questo domenio. Noi in Italia siamo indietro perché è sempre
sui principi. Abbiamo un principio dell'individualismo e della centralizzazione, della concentrazione, diciamo, del potere. Invece la green economy è un concetto decentralizzato. E siccome abbiamo dei gruppi che vogliono mantenere sempre il monopolio di questo, anche perché non facciamo i passi. E questa è una situazione generale. Dobbiamo ritornare al principio della collettività, cioè mettersi tutti insieme, pensare al bene comune, pensare che tutto quello che facciamo è un'azione comune e lo potremo fare soltanto in gruppo, non pensare soltanto a noi stessi. Grazie. Li ascolterete alle 11.30, appunto l'incontro cui parteciperà Marica Di Pierri sui beni comuni, e poi invece alle 10.30 Ivan Sagnier converserà con Alessandro Leogrande in un dibattito condotto da Giuliano Foschini. Intanto non ci resta che ringraziarvi e lasciarvi al prossimo incontro. Grazie Marica Di Pierri, grazie Ivan Sagnier. Grazie.